cugina. Dopo aver fatto la pizza con il lievito madre, oggi la andrò a preparare con il lievito di birra utilizzando la tecnica del polish. Andiamo a vedere gli ingredienti che ci serviranno. Gli ingredienti che ci serviranno per il preimpasto, quindi per fare il polish, sono 500 g di farina con una forza di 360, 500 ml di acqua e 4 g di lievito di birra. Dentro il cestello della planetaria vado a inserire la farina, il lievito, mescolo e aggiungo l'acqua. Dobbiamo formare una crema. Una crema senza agrumi. Adesso copriamo il cestello della planetaria con la pellicola trasparente e la andiamo a mettere in frigorifero per 16 ore. Mettiamo anche uno straccetto sopra e riponiamo in frigorifero, mi raccomando, per 16 ore. Gli ingredienti che ci serviranno per continuare la ricetta della pizza sono 250 g di farina, questa volta con una V di 260, 12,5 g di sale, 4 g di lievito di birra, 35 g di acqua. Dopo 16 ore che il nostro polish è stato in frigorifero, lo tiriamo fuori e si presenta in questo modo. Adesso lo mettiamo nella planetaria . Mettiamo il gancio . Inseriamo la farina e iniziamo a impastare. Adesso vado ad aggiungere l'acqua con il lievito che ho sciolto dentro. A questo punto aggiungo il sale. Perfetto, il nostro impasto è pronto. Adesso, come potete vedere, è liscio. Sono passati circa 5-6 minuti. Adesso prendo una ciotola
con un pennello, la spennello di olio, e vado a inserire l'impasto. Ci ungiamo le mani con un po' di olio. Come potete vedere è bello liscio. Adesso diamo delle pieghe in questo modo. Perfetto. Come potete vedere già ci sono anche le bolle. E adesso lo mettiamo dentro la ciotola unta di olio. Bagniamo anche la superficie. E adesso dobbiamo coprire la ciotola con la pellicola trasparente e con un cannovaccio. Copro con un cannovaccio e lascio per un'ora a temperatura ambiente, dopodiché lo metto in frigorifero per 12 ore. Dopo 12 ore lo tiriamo fuori dal frigorifero, vi faccio vedere. Come potete vedere ci sono già le bolle, è cresciuto tantissimo. Adesso lo lasciamo 2 ore a temperatura ambiente. Sono trascorse 2 ore, adesso lo riprendiamo. Si presenta in questo modo. Ogni volta che vedo un impasto di questo genere io mi emoziono, non ci posso fare niente. E adesso lo mettiamo sul piano da lavoro. Diamo una piega in questo modo. E adesso andiamo a fare delle pezzature da 250 grammi. Adesso ci sporchiamo le mani con della semola. Prendiamo il nostro panetto e portiamo tutto verso l'interno, in questo modo. Dovremo ottenere una palla bella liscia. Riponiamo il panetto dentro una teglia con della semola. Potete fare anche questo movimento se vi viene più facile. Adesso spolveriamo con altra semola. Copriamo con uno strofinaccio e lasciamo lievitare fino al raddoppio.
Dopo 2 ore e mezzo di lievitazione, le nostre pagnotte si presentano in questo modo. Facciamo una montagnetta. Ho messo 1 chilo di semola. Adesso bagniamo il tarocco e andiamo a prelevare il nostro panetto. Lo appoggiamo sopra la semola e adesso andiamo a schiacciare al centro verso l'esterno, quindi partiamo dal centro per andare verso l'esterno. Dobbiamo lavorare sempre sopra la semola. Arrivati a questo punto, scrolliamo la farina in eccesso, togliamo la semola e andiamo a formare la nostra pizza. Buchiamo dove c'è l'aria, in questo modo, e adesso andiamo a condire la pizza. Questa qua l'andrò a fare tonnata, quindi metterò la passata di pomodoro. Mi raccomando, prima di iniziare a fare le pizze dovete accendere il forno al massimo. Se avete la pietra refrattaria la mettete vicino alla resistenza e dopodiché potete iniziare a fare le vostre pizze. Metto un po' di prosciutto, la cipolla. E adesso andrò a mettere il tonno. La mozzarella la mettiamo alla fine. Allarghiamo l'impasto e andiamo a infornare. Quindi vi faccio rivedere. Allora, facciamo per prima un mucchietto con la semola, bagniamo il tarocco, prendiamo il nostro panetto, lo appoggiamo sulla semola e andiamo a schiacciare dal centro verso l'esterno. Arrivati a questo punto, la riprendiamo, scrolliamo dalla farina in eccesso, allarghiamo la pizza in questo modo e la andiamo a condire. Andiamo a mettere la mozzarella. Il tempo che la mozzarella si scioglie la possiamo scendere.
ho fatto anche la focaccia, ho messo solo olio e sale e poi appena la tiro fuori vado a mettere un po' di origano. E le pizze sono pronte. Anche la focaccia. Morbidissime. Vi faccio vedere l'interno. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra, potete restare aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare durante la settimana. Vi invito anche a iscrivervi al mio gruppo Facebook e di seguirmi sul mio Instagram. Vi lascio sotto in descrizione i link. Grazie, un bacione a tutti e alla prossima video ricetta!